Ciao a tutti, questo è un video review. Voglio farvi vedere che cosa ho acquistato in un negozio online che si chiama Piccole Gioie. E ho appunto appena ricevuto il pacchetto con il materiale che adesso andremo a aprire insieme per vedere che cosa contiene appunto quest'ordine che ho fatto. Quindi, se vi interessa, seguitemi il video. Ecco fatto, io ho aperto la busta per, diciamo così, per facilitare l'operazione e vediamo un po' che cosa c'è, oppla, all'interno della busta. Sto facendo un macello, ecco, penso di aver tirato fuori tutto e adesso vediamo insieme per bene che cosa ho acquistato. Intanto, all'interno del pacchetto ben confezionato ho trovato questi due biglietti del negozio, bigliettino da visita appunto con tutti i contatti e questa brochure, diciamo così, ops, mi casca tutto, e questa brochure illustrativa appunto diciamo così, del negozio, sul retro infatti. Possiamo trovare un po' la descrizione del negozio, quello che vende, cristalli, argento, eccetera, eccetera. Io ho acquistato da questo sito perché stavo facendo una ricerca online per cercare dei negozi vicini a casa mia e ho scoperto che questo negozio è proprio a Cremona, però non hanno un negozio fisico, diciamo così, ma vendono soltanto appunto online. E quindi, siccome volevo fare un tutorial per una cosa carina che avevo visto e non avevo il materiale che mi serviva, ho pensato appunto di acquistare da loro per ricevere appunto più in fretta, il materiale. Così è stato. Adesso quindi vi faccio vedere tutte le cose carinissime che ho trovato all'interno del pacchetto. La prima cosa che voglio mostrarvi è questo caucciù forato. Ve lo faccio vedere all'esterno della busta perché vedete la precisione, vabbè, oltre all'adesivo del negozio, sulla busta mi ha messo anche tutti i vari codici, cioè, scusate, i nomi appunto di quello che troverò all'interno di questo sacchettino, che voglio subito mostrarvi perché sono curiosa anch'io, visto che ho acquistato del caucciù particolare perché è metallizzato. Andiamo a vedere. Questo è il caucciù che ho preso io. Come potete vedere, sperando che la mia telecamera agevoli, il caucciù risulta perlato, metallizzato. Vedete? Il primo colore che vedete qua è una sorta di oro. Poi c'è questo viola lilla metallizzato. Non tutti però sono metallizzati. Questo colore avio, diciamo così, bellissimo. Quest'altro nero grigio, sempre metallizzato perlato. Ecco, più che metallizzato, veramente sembra perlato. Poi ho preso anche dei colori che non hanno questo effetto, come questo bellissimo rosso corallo che vedete qui, e anche quest'altro che vi sembra rosa, questo qua al centro, ma in realtà non fa vedere niente. Su, su, dai, metti a fuoco. In realtà, purtroppo, non è assolutamente come lo vedete, perché è avete presente il corallo, il classico colore del corallo, come le perle della Swarovski che sono uscite nella scorsa stagione. È precisamente quel colore lì. Purtroppo qua sembra rosa, ma non è rosa, ve lo garantisco. Comunque potete vedere poi sul sito internet, che vi lascerò nell'info box, per vedere i colori magari visti un attimino meglio rispetto a come li sto mostrando io con la mia telecamera. Comunque, allora, vediamo questi qui costano. Allora, sono venduti a spezzoni da 50 e vengono 1,50 euro, IVA compresa. 1,50 euro a spezzone da 50 centimetri. Li ho presi perché veramente devo preparare diverse cosette per il Natale e ritengo che appunto le lavorazioni fatte mediante l'utilizzo del caucciù siano sempre molto carine e apprezzate, soprattutto poi in questi colori particolari, che è la prima volta che io praticamente vedo in giro. Non avevo mai acquistato del caucciù fatto in questo modo. Tra l'altro, le misure ve le dico. Sono quelle da 4 mm, appunto, quindi. Poi è caucciù forato, tra l'altro, forse non ve l'ho detto, perché ho acquistato anche le spinette, appunto, per poi creare le chiusure, ma ve le faccio vedere dopo. Quindi questo è il caucciù, e sul sito ce ne sono anche tanti altri colori, infatti mi sa che farò un secondo ordine per provare anche gli altri non appena avrò terminato questi. Quindi questo era il caucciù.
E passiamo poi al resto. Ho poi preso anche qualche cosina da provare per il confezionamento dei bijou, visto che alcune cose che dovrò fare le dovrò proprio regalare io come regalo di Natale, ho voluto prendere appunto anche qualche confezione da provare. E ho preso questa, diciamo, questa scatolina qua che si chiude così a cofanetto e praticamente ha poi il rivestimento interno che si apre per poter apporre poi un anello con la sua shopper, con la bustina poi da inserire dentro, quindi una cosa carina. Professionale. E ho preso anche quest'altro tipo, sempre con la sua bustina, che è una scatolina, appunto, con il, adesso io l'ho aperta, l'ho messa in piedi, ma poi è un semplice coperchio giallo, appunto, che poi si va ad apporre sulla scatolina. Anche questo può contenere, adesso si vede male perché provo a spostare la luce, perché appunto è scura e nera, e anche questa va benissimo sia per un anello che per un orecchino, ma anche per un ciondolo. E adesso vi faccio vedere anche le altre che ho. Ho preso poi due scatoline così, dette a piramide, appunto. Questa è aperta quando arriva, appunto, e poi si compone e diventa senza colla, ovviamente. Cioè arriva già così, bisogna soltanto poi incastrare la parte sotto, ovviamente dopo aver messo la creazione all'interno, e diventa appunto una piramide così carina con il laccetto che si può volere anche ad appendere all'albero di Natale. È un'idea carina, appunto, per mettere dei regali in modo particolare sull'albero. Poi ho preso queste due classiche che sono. Definite, non mi ricordo più, forse saponetta, boh. Sono anche queste due scatoline facilmente componibili perché bisogna soltanto appunto piegare i lati, sono le classiche che vi danno anche in gioielleria e ne ho prese due, diciamo che ho preso pochi pezzi perché volevo vedere come erano fatte e soprattutto sapete che io ho la Big Shot, finché non acquisto la fustella per fare le scatole continuerò ad acquistarle appunto così da preformare. Questa qui appunto, qua ce ne sono due, una sopra l'altra, e sono praticamente delle semplici scatoline, appunto, anche queste da, diciamo così, da piegare nelle linee e da incastrare tra di loro. E questo appunto era, diciamo così, quello che riguarda il packaging. Anzi, in realtà ho anche preso questa, che non la apro, tanto non è niente di che, praticamente è una striscia nera, vedete? Forata qua in alto dove vanno poi magari appesi i braccialetti o le collane prima di confezionarle, diciamo è una targhettina di cartoncino, niente di che, quindi non ve la apro neanche. Loro hanno diverse cose appunto per il confezionamento e ho voluto provare a prenderne un po' a caso per vedere quelle che mi piacciono di più. Per adesso vincono queste. Devo dire la verità, queste qui fatte a piramide sono veramente molto carine e infatti penso che ne prenderò sicuramente delle altre. Passiamo oltre. Sul sito hanno anche una, diciamo così, una sezione per le Miyuki. Non hanno tantissime colorazioni, però hanno, diciamo, quelle fondamentali come, non so, le crystal o le nere che io faccio fuori tantissimo, oppure hanno le gunmetal che anche, cioè, diciamo così, tutti questi colori neutri che però sono quelli che alla fine vanno di più. E allora io ho approfittato e ho preso le Delica nere, appunto, sono queste, sono le 010 Black. E hanno le confezioni da 5 grammi. 5 grammi le ho pagate 2,35 euro. Le ho viste molto a prezzi molto più alti in genere sui vari siti, quindi ne ho approfittato, ne ho preso un pacchettino. Ho preso anche le rocaille, quanto le ho pagate? Aspettate che ve lo dico subito. Allora, le rocaille che sono in questo caso sempre le nere. E le ho pagate, dove parlo? Allora, 1,35 euro, sempre una bustina da 5 grammi. E il codice è questo, 401. E quindi appunto ne ho approfittato per prendere anche queste. Ho poi visto che nella sezione catene fili hanno del filo d'argento 925 in argento, vedete?
e ne ho presi 50 centimetri, è un filo da 0,6, quindi penso, poi chiedo conferma a chi pratica il wire, che vada bene appunto per fare vari intrecci wire, provare, e ho pagato 3,50 euro 50 centimetri ed è proprio argento 925, quindi penso che sia anche un buon prezzo. Magari fatemelo sapere chi se ne intende, perché io non ne ho mai, diciamo, acquistato, però avendolo visto mi sono lasciata tentare, ho deciso di prenderne appunto uno spezzone da mezzo metro da provare per vedere se riesco a fare un anellino. Volevo provare a fare un anello, visto che ci sono tanti tutorial carini che sta mettendo le ragazze del gruppo Mani Creative Forum, volevo provare appunto anch'io, quindi ho acquistato questo, diciamo così, spezzone di argento. Rimaniamo sempre sull'argento 925. Io ho fatto un salto di gioia quando mi sono ritrovata nella categoria argento 925 e ho odiato queste monachelle qua. E adesso, se le dovesse vedere la mia amica Vittoria, sarà piacevolmente colpita anche lei, perché so che le piacciono molto questo tipo di monachelle. E sono appunto belle, molto ben rifinite, è argento italiano, tra l'altro non è argento, come posso dire, indiano che spesso annerisce, le cose del genere. Quindi, cioè, sono proprio veramente belle e ben fatte e ho deciso di prenderne appunto tre paia perché anche il prezzo, secondo me, è abbastanza conveniente. Nel senso, una monachella costa 2 euro, però teniamo conto che è argento, quindi un paio mi viene a costare 4 euro. Però alla fine, se io devo fare degli orecchini, magari fatti con dei cristalli, dove ci ho lavorato un bel po', magari anche stesso con il soutache, che è una lavorazione bella lunga, particolare, no, cioè non mi va di andargli a mettere delle monachelle o placcate o comunque d'acciaio o così, perché secondo me è giusto valorizzare anche la lavorazione con dei componenti che abbiano appunto un giusto livello di qualità, un medio-alto livello di qualità. Per cui ho deciso appunto di prendere queste monachelle. Sono anche belle grosse, tra l'altro, non sono piccole, sono belle massicce. Sono stata veramente veramente molto contenta di averle prese. Poi un'altra cosa, secondo me furbissima, sono queste che adesso mi stanno accecando. Sono le bollatine, avete presente quelle che si mettono, che trovate apposte, non so, ai bracciali, eccetera, che stanno appunto a denominare il fatto che, ad attestare, che denominare il fatto che il prodotto sia stato fatto appunto in argento, sia un prodotto d'argento. In questo caso io l'ho preso perché appunto avendo preso il filo, quello che vi ho fatto vedere prima in argento, per voler provare a fare delle lavorazioni, magari, che ne so, in futuro, oppure magari non lo so, lo utilizzerò per fare anche delle monachelle, magari si possono fare utilizzando quel filo martellato, oppure non lo so, qualsiasi altra cosa, e magari potrei aver bisogno appunto di attestare il fatto che siano in argento, perché spesso e volentieri appunto sul filo non è che troviamo il marchio. Oppure ad esempio ho questi componenti qua, adesso io non ho guardato, ma non penso, sono molto sottili, sono in argento 925 anche loro, ma il marchio non so se ci sia a posto. Quindi magari, se io faccio qualcosa, posso utilizzare, diciamo così, questi bollini da mettere vicino. E questi costano, tra l'altro, anche abbastanza poco, 22 centesimi l'uno. Ad esempio, mi rivolgo a Yuki, visto che lui aveva fatto un bracciale bellissimo, che aveva messo in palio, mi sa, per un concorso tempo fa, una cosa fantastica, fatta proprio in filo d'argento 925, però appunto avrebbe potuto mettere una cosa del genere per attestare appunto che il bracciale fosse. Cioè, ovviamente si sa che, scusate, intanto mi squilla il telefono, intanto si sa comunque che ha usato quel materiale, però secondo me è una cosa in più, quindi ho deciso di prenderne qualcuno perché tanto, come vi ripeto, 22 centesimi a pezzo, poi sono d'argento comunque, non sono di metallo, quindi va bene. Poi ho preso due cerchietti qua da provare, sempre in argento, due cerchietti di connessione. Questo dovrebbero costare 60 centesimi il piccolo e 1,20 euro il grande. Sì, così tanto da provare.
Ne ho preso soltanto uno e uno, ma lì forse ho sbagliato io, avrei dovuto prendere magari il paio, non soltanto un cerchietto singolo. Poi ho preso questi cerchiettini qui, vedete, sono in argento, ne ho preso uno, due, cioè sono due ovali, due tondi grandi e due tondi piccoli, sono tutti zigrinati, molto belli per fare degli orecchini o dei componenti per un bracciale o una collana. E questi, allora, questi ovali qua, che vedete qui sotto, costano 80 centesimi l'uno, cioè una bazzecola veramente. Tenete conto che è argento, cioè non è altro materiale. E i cerchi invece, questi piccolini al centro, che sono da 14 mm, sì, 14 mm, li ho pagati 60 centesimi l'uno. Cioè, veramente, costano come quasi dei componenti normali metallici, incredibile. E invece il cerchio, questo più grande, che invece è da 29, quindi bello grande, l'ho pagato 1,60 euro. Quindi, come vi ripeto, tutti i componenti in argento. Poi ho preso questi due piccoli charm, uno a farfalla, ne ha tantissimi tipi, soprattutto con gli animaletti, e uno a gufetto, anche loro appunto in argento 925. Quindi questa era la parte dell'argento che volevo mostrarvi. E ora passiamo ad altro. Ho preso poi da utilizzare, scusate, sia per il caucciù che per la retina, avete presente quei tubolari in rete, questi componenti in argentone, ne ho presi 4 pacchetti, io ve ne faccio vedere uno, che contengono appunto queste, diciamo così, perlozze in argentone. Molto carine, sono lisce, molto luminose e appunto a foro largo. Tra l'altro, queste secondo me sono bellissime anche da rivestire con le Delica per farle diventare delle Pandora. Io le ho utilizzate sempre di legno finora, però questa forma qui, diciamo così, che secondo me si presta molto, quindi farò degli esperimenti e proverò. Molto carine, particolari, e ce ne sono 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 15, 15 in ogni pacchettino, se non ho contato male. E niente, poi le proverò, vi farò vedere che cosa ci combinerò. Poi ho preso queste spinette, ve ne faccio vedere una. Sono le spinette classiche per il caucciù. Però la particolarità è che la spinetta è tripla, praticamente sono unite in modo da poter fare diciamo, un bracciale che possa essere intrecciato appunto oppure lavorato in modo particolare e poi avere un'unica chiusura così. Quindi volevo provare com'era e vi farò vedere. Un altro tipo di spinette che ho preso sono queste, che sono praticamente con questa, sono sempre in metallo e hanno questa perlozza sfaccettata che fa parte della chiusura, in modo che la chiusura stessa diventa l'abbellimento del bracciale, volendo. Quindi particolare come cosa. Oppure voi potete riempire, diciamo così, il caucciù con tantissime perle diverse e nascondere appunto la questione della chiusura con questo tipo di chiusura qua, veramente furba direi. Vi farò vedere poi non appena farò tutte le mie varie cosettine per Natale. Ho poi acquistato dei cristalli Swarovski, questi due cuoricini molto 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 luminosi, ciao, luminosi, sono gli Xilion, veramente veramente molto belli e sono da 14 mm. Poi ho preso questo cuore qua, che è quello allungato, adesso non mi ricordo come si chiami, il codice è 6240, comunque è quel cuore che ha la punta allungata, molto carina per farci un ciondolo. E poi ho preso questo che è la stella, non la stella marina, proprio la stella, sempre della Swarovski, anche lei molto carina. Tra l'altro, guardate la carta in cui era avvolto, cioè era nella bustina, poi era stato avvolto in questa carta che ha la filigrana, se riesco a farlo vedere, ha proprio la filigrana della Swarovski, vedete? Ok, forse si è visto qualcosa, quindi è proprio un involucro della Swarovski, molto carina, non l'avevo mai visto, non mi era mai arrivata, forse anche qui si vede. Sì,
Sì, lo so che magari non può interessare, ma io queste cose ci vado, sono un po' fissata. Quindi veramente, veramente belli. E poi ho preso anche dei semplicissimi Bicono. La colorazione di questi è il Vitral Medium, se non sto dicendo. Crystal Vitral Medium, esatto. Belli, 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 belli. Non ce li avevo di questo colore. E sono appunto molto soddisfatta e vi faccio vedere poi l'ultima cosa che ho preso, che magari facciamo subito così, che è questo rocchetto qua di filo, è filo di rame comunque, è filo di rame da 0,4, sono 10 metri di rocchetto. E poi mi ha messo dentro anche questo regalino qui, omaggio natalizio per abbellire i tuoi auguri. Sono tutti alberellini e stelline di Natale, appunto, da mettere sui bigliettini, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, che dire, sono rimasta molto soddisfatta dei miei acquisti. Il pacchetto mi è arrivato con raccomandata. Il pagamento l'ho fatto con PayPal, ma penso che si possa fare anche con bonifico bancario, se non ho letto male. Io quando vedo PayPal parto subito con quello perché sono veramente comoda, quindi così. E niente, se tra l'altro la proprietaria del negozio, che si chiama Floriana, è veramente molto disponibile. Io le ho chiesto alcune cose e lei mi ha subito risposto al messaggio appunto che le avevo mandato, quindi se vi serve qualcosa, se volete contattarla, non, io non ho trovato nessun tipo di problemi, quindi vi consiglio di fare altrettanto. E niente, vi lascio l'indirizzo qua nell'info box e fatemi sapere cosa ne pensate appunto dei miei acquisti. E spero di riuscire a fare entro oggi anche il tutorial appunto con alcuni dei materiali che ho preso dal sito Piccole Gioie. Quindi alla prossima e ci rivediamo col prossimo video. Ciao ciao!